È stata evitata una tragedia che insegna oggi che non c'è più tempo da perdere e bisogna mettere in sicurezza la caserma dei vigili urbani di Salerno. A sostenerlo ancora una volta è Angelo Rispoli, rappresentante sindacale unitario dei Caschi Bianchi di Salerno. Ieri rimasti intrappolati all'interno dell'edificio che ospita la sede della Polizia Municipale di Salerno a causa di un grosso pino caduto. L'abbattimento è avvenuto proprio davanti all'ingresso principale della caserma ed ha ostacolato. L'uscita e l'entrata dei vigili urbani durante una giornata particolarmente intensa di lavoro, tanto è che è stato necessario aspettare lungo tempo anche il possibile arrivo dei vigili del fuoco. Questa mattina una ditta specializzata ha provveduto a segare in tronchi più piccoli il grosso albero che, cedendo, ha finito per danneggiare ulteriormente la già fatiscente palazzina che ospitava un tempo l'aula bunker. Verifiche sono in corso per la tenuta del la struttura, mentre altri problemi si sarebbero verificati anche per la rottura di una condotta dell'acqua.